Tanto tempo fa, nel reame di Gallomir, viveva uno stregone chiamato Zarok. Quest'uomo spietato e arrogante odiava i suoi concittadini per i loro modi semplici e pacifici. Così si mise a capo di un esercito di demoni e partì alla conquista del regno. Il campione del re, Sir Daniel Fortescue, guidò le milizie nella battaglia contro l'Orda Infernale. Ancora oggi i bardi amano cantare di come egli guidò la carica contro le forze immonde, di come i demoni cadevano davanti a lui come spighe davanti alla falce, e di come infine, seppur mortalmente ferito, fu in grado di distruggere il malvagio stregone. Quel giorno Fortescue entrò nella storia come l'eroe di Gallomir e diede inizio a un'era di pace che durò 100 anni. Fino a quando lo stregone tornò. Mm-hmm.
resuscitato, Sir Daniel Fortescue. Guarda l'eroe di Gallowmere, colpito a morte durante la prima carica. Il velo della guerra e del tempo hanno cospirato per trasformare un volgare soldato in salvatore. Ma noi sappiamo la verità. Lascialo in pace. Il fato gli ha dato una seconda opportunità. Può finalmente dimenticare l'ignobile verità, sconfiggere Zarok e entrare nella leggenda. Auguriamogli buona fortuna. Sei rimasto disteso per 100 anni. Avrai le ossa rotte. Usa la cripta per abituarti al tuo nuovo stile di vita. I tesori che trovi vengono convertiti in monete e aggiunti al tuo totale. Puoi usare le monete per acquistare oggetti dagli avidi mercanti Garguglia. In giro per Gallowmere troverai varie bottiglie della vita. Contengono la stessa magia che ti ha risvegliato dal tuo torpore, quindi possono farti tornare di nuovo dal regno dei morti. Usane una quando la tua energia è scarsa per sentirti subito meglio e riempile appena puoi. Quando sei pronto a lasciare la cripta, dirigiti verso l'uscita in fondo alla sala. Per sbloccare il cancello dovrai trovare una pietra runica e appoggiarla sulla mano che spunta dal muro lì accanto. Alcune armi possiedono poteri e capacità eccezionali. Provale tutte per scoprire le loro abilità secondarie. Alcune sono immediate, altre richiedono un po' di tempo per caricarsi ed esprimere il loro vero potenziale. Nel corso dei tuoi viaggi nel mondo di Gallowmere troverai un gran numero di oggetti. Per vederli o utilizzarli, usa il tuo inventario. Al suo interno troverai anche il tomo di Gallowmere, che contiene un registro di tutti gli abitanti che hai incontrato e ti fornirà tutte le informazioni che solo una voce fuori campo può darti. Trova Zarok seguendo la sua diabolica odissea attraverso Gallowmere. Per scovare l'uscita in un'area, ti basterà cercare la traccia maleodorante lasciata dalla sua melma magica.
Bentornato nella tua adorata Gallomir. I maleodoranti defunti sono tornati per danzare assieme agli esseri senza vita e vogliono farlo sul tuo cadavere. Quella piccola luce che ti segue è un fuoco fatuo. Gli eroi del salone non dovrebbero intromettersi negli affari dei mortali, ma quando hanno saputo che Sir Daniel Fortescue ha avuto un'occasione per riscattarsi, beh, hanno deciso di darti una mano con la tua scarsa percezione della profondità. Il fuoco fatuo girerà attorno ai nemici, aiutandoti con la mira per gli attacchi a distanza, ma ti indicherà anche le cose da guardare più da vicino. Non lasciare che gli zombie ti fermino. Puoi curare le tue ferite camminando su questa fonte miracolosa. A volte può essere utile guardare il mondo da un altro punto di vista. Ogni tanto prenditi qualche secondo per ammirare le bellezze della nostra Gallomir. Tieni gli occhi aperti, potresti trovare qualcosa di interessante. Ricorda, non c'è nulla che possa sfuggire agli occhi di un angelo. Questo oggetto è il calice. Ogni volta che elimini un nemico con un'anima, il calice si riempie un po'. Quando sarà pieno, potrai raccoglierlo. Così sarai degno di entrare nel Sacro Salone degli Eroi per ricevere una nuova arma. Puoi trovare un calice in ogni regione di Gallomir, ma sono tutti nascosti o ben sorvegliati. Solo un vero eroe sarà in grado di raccoglierli tutti. Oltre questi cancelli scheletrici si trova il mondo dei vivi,
La chiave scheletrica è in mano al demone della vetrata, signore del mausoleo in cima alla collina. Divertiti pure a sguazzare nell'acqua bassa, ma ti avverto, non provare a nuotare. I diversamente vivi hanno qualche problema di galleggiamento. Attenzione! Zarok aspetta al di là di questi cancelli. Il maestro incontra il demonio del mausoleo, ordendo le congiure più immonde. State alla larga, figli di nessuno! Benvenuto nel Salone degli Eroi, dove i guerrieri più coraggiosi della storia trascorrono l'eternità, festeggiando, cantando e misurandosi a braccio di ferro. Se ti reputano abbastanza valoroso, potresti convincerli a consegnarti una nuova arma.
Se desideri rendere omaggio agli eroi, posizionati davanti alle rispettive statue e attendi che i loro spiriti ti guidino. Captain Fortescue, sono io, Tim l'Astuto. Come va la battaglia? Quanto vorrei combattere a vostro fianco, capitano. Ma aspettate, potreste usare il mio arco, è rapido e può far rimbalzare le frecce contro il muro per tirare negli angoli. L'ho usato nella battaglia di Galomir. Dopo che siete caduto, ho abbattuto Lord Cardok, il campione di Zaro. Un colpo preciso nell'occhio, lanciato da 1000 metri circa. E certo, non che ci sia da vantarsi per aver colpito l'occhio di qualcuno, capitano. Oh, arrivederci, capitano. Solo quando sarai degno del titolo di eroe avrai la possibilità di accedere ai livelli superiori di questo salone. Non appena avrai reso omaggio a tutti gli eroi del salone inferiore, le scale eteree si materializzeranno.